ti sei persa un'altra volta, permettimi di farti notare che la tua cameretta è da quella parte. Lo so, è solo che ho paura di attraversare... Ah! Lola lo sta facendo di nuovo. Quando finisce la stagione dei concorsi, cerca modi per sfogare l'energia che mette nel camminare e salutare. Ieri pomeriggio ha truccato il signor Graus. Attraversa e basta, abbiamo un sacco di numeri da provare. Ma è troppo pericoloso, Mr. Cocco. Non mi restano molte vite, ragazza. Si vede dagli anelli del mio collo. Ok. È il momento. Nipotino Cocco sta venendo da te. No, resta con me, Mr. Cocco. Per favore, qualcuno chiami il dottor Trucciolo. Scusami, non ho resistito. No, questa era bella. Mamma, papà, mi serve un passaggio alla falegnameria, è un'emergenza. Non è stata colpa mia, Lisa. Tu hai visto, vero? È sboccato dal nulla. Oh, questo corridoio è pieno di gente. Come sta, Mr. Cocco? L'operazione è riuscita. Il dottor Ted gli ha saldato la gamba e dice che sarà come nuovo con una levigatura e un po' di vernice. Ah, meno male. Mi dispiace tanto di averlo investito. Se così si può dire. C'è soltanto un problema. Mr. Cocco rimarrà al negozio per un po' e abbiamo una festa domani. Si aspettano tutti un numero da ventriloquo e non so che cosa fare. Far parlare la manina sarebbe un tantino strano, non credi? Tu hai fatto cose più strane e comunque vorrei poterti aiutare, ma ho un'altra sessione di trucco con il signor Graus alle 4, ciao! In effetti puoi aiutarmi, potresti farmi da pupazzo! Tesoro, Lola Loud non è il pupazzo di nessuno, scusati! Hai visto? Mi hai già risposto a tono! E poi non sarei in questa situazione se tu non avessi scheggiato il femore di Mr. Cocco investendolo! Se così si può dire! Ascolta, facciamo che copro io le spese mediche fino a $100. Ah, allora cercherò qualcun altro che si esibisca con me in un posto affollato! Un posto affollato? Vuoi dire che ai tuoi spettacoli viene molta gente? Già, e dovresti considerare che sarebbe il tuo spettacolo, proprio come ai concorsi. Tu saresti la star! Tu saresti la star è la mia frase preferita in assoluto! Ti sei appena procurato un pupazzo, ragazza! Accidenti, sono proprio assetata, principessina Saputella! Ehi, stavi cercando di affogarmi, per caso? Santa pupazza, non sono mica una carpa! I bambini ti adorano! Guarda quanti messaggi di richiesta per altre feste! Non ne ho mai ricevuti così tanti in un giorno prima d'ora! Non sono sorpresa, li abbiamo stesi! Pensi che potresti essere interessata a fare altri spettacoli insieme a me? Stai scherzando? Oggi è stato come rinascere! Tutti quegli applausi e quell'adulazione mi mancavano tanto! Considerami ingaggiata! Ionis, devo dirti una cosa! Affari divertenti e sorelle, tu porti soldi e noi l'allegria. Io sono Luan. Sono il dottor Ted della falegnameria. Sono felice di riferire che Mr. Cocco si è completamente ristabilito ed è pronto per essere dimesso già in giornata. Oh, è una grande notizia! Passo a prenderlo tra... E poi la folla ha applaudito così a lungo che ci siamo inchinate 4 volte, Eunice, 4 volte! Luan? Oh, scusi, dottor Ted. Passo tra... presto! Sono esibita qui 1 milione di volte, ma non sono mai stata l'artista principale! Dobbiamo farci un selfie con il nostro poster! Ops, un momento, la memoria è piena, devo solo cancellare alcune foto! Dato che questo sarà uno show importante, stavo pensando che invece di bere acqua, io potrei mangiare la pizza e tu la sputerai mangiucchiata! Prendi la prosciutto e ananas e non dovrò neanche recitare! Mr. Cocco, sei qui! Come hai fatto?
Ciao ragazze, perché è così buio qui? Passavo per caso dalla falegnameria e ti ho preso Mr. Cocco. Oh, che pensiero gentile. È bello vederti di nuovo tutto intero, caro Mr. Cocco. Mi dispiace di averti investito in corridoio, se così si può dire. Mi lascio un po' da soli a parlare. Devo esercitarmi a sputare prosciutto. Oh, è bello vederti, Mr. Cocco. Come ti senti? Come un calzino sporco di lin lasciato a terra. Saresti mai venuto a prendermi, che dici? Oh, mi dispiace, sono stata molto impegnata. Oh, lo so, tuo padre me l'ha detto. Tu e Lola siete il duo comico più famoso della città. Oh, te l'ha detto? Portale della risata, eh? Uffa, la bocca di papà va chiusa. Ascolta, ti posso spiegare? Non c'è bisogno, bambola, hai fatto il colpaccio. Sono davvero felice per te. Sul serio? Perciò, siamo a posto? Come a Ferragosto, ragazza. Tesoro, non è meglio se corri in classe? È già tardi ed è il tuo primo giorno. Solo un secondo. Mi sto costruendo dei profili sui social media. Sarebbe troppo strano se non ne avessi uno. A proposito, puoi andare su SwiftyPic e lasciare un emoji cuore sul mio ultimo post? Mi sono perso a social media. Beh, Brita, buona giornata. Sarebbe Brita. Ciao, come va? Io sono Brita. Sono nuova qui e non conosco proprio nessuno. Oh, non mi dire! Sono Lenny Loud e tu devi assolutamente sederti con me. So quanto è difficile essere nuova qui. Oh, sei così carina, Lenny. Oh, Luna, vieni qui un secondo. Quella è mia sorella. Oh, davvero? Oh, lei è Brita, è nuova a scuola. Luna Loud, è un vero piacere fare la tua epica conoscenza. Wow! Nessuno l'ha mai fatto così bene al primo tentativo, sai? Oh, lo facciamo sempre alle Hawaii, da dove mi sono trasferita proprio ieri, Aloha! Eh? Ehi, Luan! Lei è nostra sorella, questa è Brita, bella! Come va, Brita? Piacere di conoscerti! Oh! Sono a caccia di un'anima ignara per lo scherzo del cuscino! Luan, no! Voglio dire, un cuscino rumoroso è un pochino antico. Hai ragione. Lotta col cibo sia! Ora basta, Luan! Lotta col cibo! Luan, sei in grossi Te la sei cavata alla grande, Brita! Oggi. Allora, ho dei gossip. E allerta spoiler, sono su di me! Oh, certo, amica! Sono tutta orecchie! Vedi quel ragazzo laggiù? Ho decisamente una cotta per lui! Ha dei capelli così belli e ben fonati! Oh, ma amica, tienitelo per te! Perché non l'ho detto a nessun altro! Brita? Oh! Hai qualcosa per la testa, sorella? Non riesco a concentrarmi! Io e la mia ragazza Sam abbiamo avuto una discussione e ora fa l'offesa! Non so che cosa fare! Raccontami com'è andata. Luan, mi vuoi spiegare perché mi hai portato in questo cespuglio? Volevo coinvolgerti in un piccolo scherzo che ho preparato! Aspetta, vuoi fare uno scherzo con me e non contro di me? Shh. È ora! Chi abbiamo nel mirino? La preside Rivers! Scherzone! Divertente! Beh, posso ufficialmente dire che è stato un esperimento di grande successo! Hai la tua storia? Ho scritto l'articolo in 40 minuti durante una lezione di chimica! Ah, quindi non devi tornare a scuola! Che bella notizia! Oh no, ci tornerò ancora! Lin, quando sono con Brita, le ragazze si aprono con me e per la prima volta dopo anni mi sento vicina a loro e non sono affatto pronta a rinunciarci. Non lo so, Rita, temo che tu stia giocando col fuoco. Non devi preoccuparti, sono stata molto prudente. Ho anche preso a Brita un cellulare con un numero tutto suo. Shh, è Lenny? Amica, sono Brita. Ehi, amica, ciao! Ehi, Lenny! Non ora, mamma, sono al telefono con Brita. Anche voi sentite l'eco qui? No!
Visto? Ho tutto quanto sotto controllo. Solo un altro paio di giorni. Hai visto degli unicorni? Ho capito bene. Pronti? Partenza! Aspira! Oh, è incredibile! Normalmente sarebbe stato molto imbarazzante per me, ma mi sento a mio agio quando ci sei anche tu, Brita. Sì, ci sembra davvero di conoscerti da sempre. Oh, anch'io mi sento così con voi. Venite, amiche. E postata! Allora, Brita, ci stavamo chiedendo... Vorremmo invitarti a cena stasera. Scusate, a cena a casa vostra stasera? Esatto, sorella, rock and roll! Benvenuta a casa dei Loud! Oh, wow! Ah! Lana, ma che cosa combini? Stai calma, pulirò tutto prima che mamma torni. Oh, lui è nostro padre! Ehi, non vi ho sentito arrivare! Ah! Che cosa hai fatto, papà? Questa è la nostra amica Brita! Oh, scusa, Brita! Sei un pochino nella coda, sorella! Sto bene! Tutto a posto! Piacere di conoscerla, signor Loud! Quindi, tu sei Brita! Ecco chi sei e chi altro potresti essere! Beh, è stato un piacere, arrivederci! In realtà lei rimane a cena! E smettila di essere così strano! Ridatti un contegno! Lori, puoi occuparti tu di Lily? Ci stavo già pensando, mammina! Oh, oh, chi è che ha fatto una sorpresa puzzolente alla sua sorellona? Pepu! Pepu! Lori, cosa hai fatto ai capelli? E dov'è Lily? È invisibile adesso? Nessuno mi dice mai niente! No, Lenny, sono io, Lincoln. Sto solo coprendo Lori e Lily. Oh, allora potresti coprire anche me mentre faccio un salto in un negozio? Va bene, ma quattro sorelle è il mio limite assoluto. Ma certo, niente più sorelle da coprire. Oh, una cosa, sto coprendo sei sorelle, perciò suppongo che ora lo farai tu. Cosa? Stai tranquillo, ho scritto dove sono andate tutte. Vestitino lungo a fiori, 20,99. Oh, Lucy ha una lettura di poesia, Lisa ha una conferenza, Lana controlla il primo fango di primavera e Lenny come dovrei fare a... Grazie, Linky! Ciao! Lucy, Lynn, come vanno le pulizie? È giunto il momento del baule! Strofino e strofino, ma la macchia della sofferenza umana resta. Ok. Ciao, mamma! Sto lanciando delle palle di polvere fuori in giardino! Lieta di sentirlo! Lenny, come stanno andando le tue pulizie di primavera? Bene, mi piace la primavera, ho tanti vestitini a fiori. Sento tante chiacchiere, ma pochi rumori di pulizia. Ah, ecco cosa volevo sentire. E qualcuno diceva che non ce l'avrei fatta. È il momento di una pausa, ragazzi. C'è il nonno in video chat, vuole salutarvi uno a uno. Guarda chi c'è, è arrivato il mio sosia. Hai ancora neve sul tetto, eh? Certo, ciao nonno. Stiamo facendo le pulizie di primavera, così io sono stato incaricato di salutarti. Lo sai, nipote, l'arrivo della primavera mi fa sempre venire voglia di cantare. Perché non fai scendere anche Luna? SOS, tornate a casa subito! Che spettacolo! È difficile fare di meglio, ma mi piacerebbe sentire qualche barzelletta da Luan. Che ci fa un peperoncino in sala giochi? Rende i giochi più piccanti! Ah, capita? Ah, sei uno spasso! Ora portami le gemelline! Voglio parlare prima io col nonno! No, prima io! Su, su, ragazze, il nonno ha abbastanza tempo per tutte voi. Potete ridere di me più tardi. Al momento c'è il nonno in video chat e vuole vederci tutti uno a uno. Vado a salutarlo adesso. Mi hai visto? Sono appena stato te. E sono già stato anche te. Mi servono una Lynn e una Lenny, subito. E così ho preso un nuovo vestitino alla metà, sai? Il che è strano, perché non gli manca neanche un pezzo. Il nonno vuole parlare con Lisa. Ma Lisa non è ancora a casa. È tornata adesso, forza!
Sapevo che in realtà stavo perdendo un componente importante, che era proprio il sodium... il sodium divanum. Ho già salutato Lori. Riportami la sorella divertente. Oh, ho dimenticato di dire una cosa a Lily. No, forse era Lenny. Ma che dico, era Lisa. E tu chi dovresti essere? Lan-Chi? Perciò Ace Savvy ha detto e invece One Eye Jack ha fatto No, capelli bianchi, nuova anca, scarpe gommate, non scivola mai, no. Oh, santo cielo, nonno. Bobby era così carino che ho dimenticato che tutti noi ci stiamo dirigendo verso la Blia. Ragazzi, ci siamo, è finita! No, perché il nonno vuole salutare tutti noi insieme, adesso! Beh, ragazzi miei, mi avete davvero cambiato la giornata. Ci sentiamo presto! Ciao, nonno! Oh, cavolo, come mi sono divertito! La prossima volta, però, sarà meglio mettere gli occhiali. Questo è il mio campo addestramento per concorsi di bellezza. Ci sono cose importanti che devi conoscere. Immagino sia molto divertente. Non è divertente, è una cosa seria. Numero 1, il portamento da concorso. Dovremo essere in sincronia perfetta. E per riuscirci bisogna ricordare questo elenco. F, B, S, S, G, E, S. Forma, postura, saluto, sorriso, grazia, equilibrio, sicurezza. È facile. Adesso vediamo che cosa sai fare. Perdonami, Lola, il mio ginocchio. Non avrei dovuto saltare da quell'aereo per il film di Lincoln. Ti basterà fare un po' di stretching, riprova. Ehi, attenzione alla postura. Vuoi farlo più convinto quel saluto? Un po' più di grazia, più denti, meno gengive. Scusa. Ok, ora osserva attentamente. Dietro, avanti, flick, flick, giro, squat, squat, giro, capovolta, lancio e presa! Domande? Sai cosa potremmo portare? Il balletto che abbiamo fatto insieme per il talent show dell'asilo! Quanto ci siamo divertite, ricordi, tesoro? Eh sì? Ma con quello non vinceremo mai, perciò balliamo! Dietro, avanti, esattamente! Lo ammetto, Eunice, sto affogando tutti i miei dispiaceri nel tè blu. Non ho alcuna possibilità di vincere il concorso insieme alla mamma. Che cosa hai appena detto, signor Sprinkles? Quindi, secondo te, dovrei fare in modo che mia madre non partecipi alla manifestazione. E dovrei cercare una persona che prenda il suo posto. Davvero non immaginavo che fossi così subdolo, signor Sprinkles. Ma l'idea mi piace. Ehi, Lola, ho avuto un'idea per i costumi che indosseremo al concorso. Tutte con stampa leopardata. Non trovi che sarebbe divertentissimo? No, non dobbiamo metterli per forza. Non è quello, mamma. È solo che purtroppo non... Vedi, riesco a malapena a pronunciare le parole. Quei disonesti hanno cancellato il concorso. Una carenza nazionale di fasce! Ah, accidentaccio a voi, produttori di seta! Oh, è un vero peccato, Lola. Non vedevo l'ora di partecipare con te a questa gara. Sì, anch'io! E non poterlo fare mi spezza il cuore! È stato giusto così, Lola. Ma dai, il costume leopardato! Bene, ricordate voi due, siamo venuti qui per cercare una mamma sostitutiva che abbia quel qualcosa che mi permetterà di vincere quel concorso madre-figlia. Ci sono domande? Sì, dimmi, Eunice. No, non ti ho prenotato un'altra manicure e pedicure. Non chiedermelo!
cotonati e trucco perfetto, la nonna di Liam ha un certo potenziale. Coraggio, Virginia! È arrivato il momento di fare il bagnetto! Ma dove vai? Devo ancora pulirti quelle simpatiche orecchie da maialino! Ci ho ripensato. Quanta grazia! Ottima linea, hai visto Yunis? La mia anca! Non riuscirò mai a trovare una mamma di ricambio e adesso che cosa faccio? Una buona sostituta non barca certo la porta all'improvviso! Vorresti venire a vedere la mia esibizione da solista? Vedrai, ballerò senza sosta! Lei ha un gioco di gambe così elegante! Beh, sei davvero molto gentile, piccola! Quante possibilità ci sono che lei accetti il ruolo che sta aspettando da una vita? Ah, oh, finalmente qualcuno che vuole che Amleto si vendichi di Claudius! Anche se non è questo il ruolo, ti dico sì! Certo! Che cosa devo fare? Ho soltanto bisogno di qualcuno che finga di essere mia madre in un concorso madre-figlia! Userei quella che ho, è solo che purtroppo non potrà esserci. Interpreterò una madre. Oh, c'è tutto il potenziale per suscitare delle emozioni molto forti. Ci sto. Meraviglioso, il concorso è domani, quindi le prove iniziano ora. Yunis, Sprinkles, fate spazio alla nostra nuova mamma. Voglio darvi il benvenuto al concorso Piccola Miss Madre e Figlia! Sono sicura che vinceremo senza batter ciglio! Insomma, guarda le altre ragazze e le loro mamme! Sembra quasi che non siano venute qui per vincere! Ciao, Lizzie, Claudette! Perché sono così calme? Di solito ai concorsi sono assetate di sangue! Oh, sei troppo simpatica, ma anche molto ingenua, Lola. Quello di oggi è un concorso madre-figlia. Sappiamo tutti che l'importante non è vincere. Già, è solo l'occasione per passare un po' di tempo con le nostre mamme. Non sai quanto ci stiamo divertendo? Una giornata così non la cambierei con nessuna corona o fascia o scettro. Sì, è tutto chiarissimo, Claudette. Che cosa ho fatto? Mamma voleva solo divertirsi con me e io l'ho trattata in questo modo. Sono la peggior figlia del mondo, non è vero? Non era il caso di rispondere così in fretta, Yunis. Ehi, Lucy, allora che ha detto Bertrand? Voteremo stasera. Ehi, è fantastico. No, non è fantastico. Sia io che Aiko abbiamo 3 voti, perciò sarà Bertrand a fare la differenza. E ovviamente lui sceglierà Aiko di nuovo. Oh, è un vero peccato, Lucy, ma almeno tu ci hai provato. Non posso arrendermi. Aiko non sa cos'è meglio per il club, ma io lo so. Ti servirebbero nuovi membri che votino per te. Mi sono appena dato la zappa sui piedi, non è vero? Ecco i risultati. E dunque, sembra proprio che abbiamo un bel pareggio. Lucy e Aiko hanno avuto entrambe 3 voti. In quanto presidente in carica, è mio dovere scegliere il... È questo il club dei becchini? Lincoln, per tutte le borse di coccodrillo, cosa ci fai tu qui? Oh, beh, speravo di unirmi a voi, ragazzi. Ultimamente ho sviluppato un certo interesse per la morte. Oh, si è fatto morto! Quello era un urlo di entusiasmo. Sul serio, Lucy? Hai tirato in mezzo tuo fratello? Beh, io sono sorpresa quanto voi. Molto bene. In quanto nuovo membro, suppongo che dovrebbe votare alle elezioni. Voto per mia sorella, grazie. Oh, wow, significa che ho vinto. È magnifico, Zanna. Il mio primo giorno da presidente. Non vedo l'ora di leggere a tutti i necrologi di oggi. Perché? 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 Clyde? Buongiorno, Lucy. Mi nascondo in questo cespuglio quando devo piangere. Che succede? Conosci la mascotte della scuola e il mio amico di annunci del mattino, Ricky il gallo? Quello col bargiglio rotto, il cuore artificiale e la gotta? Sì, lui è volato nel grande pollaio sui cielo!
Sono dispiaciuta per la tua perdita, Clyde. Ti ringrazio. Non posso credere che fosse solo ieri che mi hai fatto questo al braccio. Mi manca così tanto! Lo sai? Il club dei becchini può organizzare un funerale per Ricky, per onorarlo. Insomma, io ora sono il presidente. Ne parlerò alla riunione di oggi. Dici sul serio? Sarebbe grandioso! Lo sarebbe di sicuro. Mi farà bene dargli un ultimo saluto. È deciso, allora. Organizzeremo per Ricky il funerale che merita. Ehi, dove sono tutti? Ho grandi notizie. Organizzeremo il funerale di Ricky. Mi dispiace, Lucy. Hanno lasciato il club. Che cosa? Sì, ti hanno lasciato questa. Sai, si sentono traditi perché hai rubato la presidenza. Beh, allora io e te dovremo pianificare il funerale di Ricky da soli. E quando vedranno quanto sarà bello, capiranno che io merito di essere presidente. Non sono sicuro che sia la strada giusta. Andiamo, abbiamo un sacco da fare. Ce l'abbiamo fatta, Zanna. Signorina Loud, è forse uno scherzo? Oh, la mia scultura di ghiaccio. Ricky ha vissuto al servizio della scuola e tu lo onori facendolo sembrare un pollice gigante? Era identico a lui stamattina, non credevo che facesse caldo. Dovevi oggi controllare il meteo. Ma che cavolo, Lucy? Che c'è? Forse il rinfresco non va bene. Pepite di pollo? Dramma. Lincoln, che hai fatto? Ti avevo detto di prendere dei popcorn perché piacevano a Ricky. La macchinetta che fa i popcorn era guasta, così ho ripiegato su questi. Au. Non hai pensato che servire pepite di pollo al funerale di un gallo fosse un po' inappropriato? Ok, ok, ora l'ho capito. Mi piacerebbe dire due parole prima di cominciare, se posso. Ogni mattina il nostro... Sto bene! Lincoln, credevo avessi prenotato tu il campo! Avresti dovuto farlo tu! Dramma, va tutto male, ma posso ancora fare qualcosa. Il mio ultimo regalo per il nostro Ricky sarà mandarlo in paradiso. Con questa! Finalmente gli sarà concessa la gioia di volare! Una catapulta medievale! Sul serio? È ora di andare, dolce principe! Arrivederci. Ehi, sarebbe dovuto andare nel grande pollaio in cielo, ma tu l'hai lanciato contro l'aereo che va sinsinnati. No. È stata una vera atrocità. Già, una cosa tremenda. Tremenda da morire. Un momento, non andate. Aspettate, mi dispiace, ragazzi. Questo funerale è stato un completo disastro ed è tutta colpa mia. È chiaro che non sono il magnifico presidente che credevo. Scusate se ho fatto entrare Lincoln nel club, è stato un errore. Ma in tutta onestà, la cosa peggiore è che Ricky meritava un addio migliore di questo. Sniff. Ascolta, Lucy, forse non è troppo tardi per salvare il funerale. Davvero? Un presidente non può fare tutto, lo sai? E noi siamo un club, una squadra. Salutiamo Ricky come è giusto. Essendo figlio unico, sono al tavolo dei grandi da tutta la vita. Perciò puoi aiutarmi? Napoleone aveva il complesso di Napoleone. Questa è una battuta da grandi. Non puoi capirla ora, ma rimedierai presto. Non preoccuparti, ho in mente un piano grazie al quale la tua famiglia smetterà di vederti come un bambino. E mi vedrà come un adulto! Attento, così fai la bua al mio bagno! Fase 1, comportarsi da adulti. Buongiorno, signorine! Ah, adesso ci vuole proprio un buon caffè al mattino. Ah, che profumo! Ciao ragazze, c'è un bell'articolo su come i bambini crescano più in fretta al giorno d'oggi. Ora 11 anni sono come 15. Alla camera si parla di pedaggi autostradali. Che argomento avvincente! Ti senti bene, fratello? Io non sono mai stato meglio, ho soltanto un po' di mal di schiena. Invecchiare è dura, dico bene, signore? L'ho trovata prima io! Ma che dici? Non è vero! Bugiardo! No, Lola, so che me l'hai rubata! Lola, Lana, che succede? Tranquillo, papà, ci penso io. Dunque, bambine, se non condividete la corda, non la userà nessuna delle due. Ah, bambini, sono così ingenui, vero? Oh! Ah, avere il viso liscio fa cominciare bene la giornata. Già!
Non dovevo usare lo stesso rasoio che usa la mamma. Che ti importa? Il nostro piano sta funzionando. Hai dimostrato alla tua famiglia di meritare il tavolo dei grandi. Ed ora la fase numero 2. Cosa fare quando si è seduti lì? Fase 2. Corso avanzato di Galateo a tavola. Mettiamo che tu sia al tavolo dei grandi. Qual è la forchetta per l'insalata? È questa? Sbagliato. Quella è per il piatto principale. Ora prendi il pane. Per la minestra, per l'insalata, per il burro, per il dessert. Una fotografia di Lori? Oh, come c'è finita qui? Stai facendo grandi progressi, Lincoln, te ne accorgi? Continua così, stai andando forte, ragazzo! Sì, sì, sono un adulto! No, non ancora. Ti manca l'ultimo passo. Fase 3, assumere le sembianze di un adulto. Credo che il mio lavoro sia finito. Pronto per il tavolo dei grandi, ragazzone? Napoleone aveva il complesso di Napoleone? Non l'ho ancora capita. Neanche io. Buonasera. C'è una cosa che vorrei dirvi. Arriva un momento nella vita di ognuno di noi in cui si è pronti a lasciare l'infanzia per potersi tuffare nel mondo degli adulti. Va dritto al punto, Lincoln. Ok. Non dovrei più stare al tavolo dei piccoli, voglio stare a quello dei grandi con voi. Beh, per me è pronto. Anche per me. Sì! È mio quell'abito? Fegato! E dove sono le crocchette di pollo? Quelle sono per i più piccoli, tesoro. Al tavolo dei grandi mangiamo cibo da grandi. Non potrei volere di meglio. Questa è quella giusta. Lin, com'è andato il compito di matematica? Bene, mamma. Sono anche riuscita a disegnare la parentesi graffa. Allora, Lori, ho saputo che il papà di Bobby è stato operato di ernia. Come sta? Bene, credo. Oggi ho sentito una barzelletta. Non si raccontano barzellette al tavolo dei grandi. E non si canta. Fagioli, 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 fagioli. Ti diverti, Lincoln? Non a questo tavolo. Quindi non c'era bisogno dell'assistenza. La fotocopiatrice non era collegata alla presa. Ma pensa un po'. Ok, potete alzarvi. Mamma, credo che manchi qualcosa. Il dessert. Oh, quello è solo per i più piccoli. Ci siamo. Va bene, state pronte. Agiremo in stile David Steele. Giochiamo di nuovo alle spie. Luan, questo non è giocare. Ho pianificato la nostra missione da cima a fondo. Allora, per prima cosa camufferemo Vanzilla perché Lori non lo veda. Per questo ho portato con me il mascheramento per furgone di famiglia di David Steele. Ora dobbiamo solamente trovare... Lori! Ragazzi, c'è Lori! Sì, e ben 3 par di fila era impossibile. Wow! Ciao, Lori! Sono io, tua sorella Lori! Ehi, piccola, stai postando altre foto dei tuoi frullati? Certo che sì! Non potrà mai concentrarsi con tutti quei dispositivi intorno. I suoi voti continueranno a scendere come la popò nel gabinetto. Forse le arti oscure funzioneranno. Buongiorno, gentile signora. Possiamo avere un momento del suo tempo? Sono impegnata al momento. Ma mademoiselle, noi saremo felici di sapere qual è il piatto più buono per gli studenti. Spiriti del wifi che il tempo ci rubate, spegnete questi aggeggi e mia sorella salvate. Rebian, ora ce ne andiamo, arrivederci. Oh, scusami tanto, Bubu tesoro. Bubu tesoro! Ragazzi, ho appena sentito Lori che parlava con alcuni amici. Ha intenzione di stare in giro con loro tutto il pomeriggio. Ehi, fermi. Ho un'idea pazzesca. Mi dispiace, signorina, quest'area è chiusa. Ci sono lavori in corso. Stiamo ampliando il corridoio per farci una...
Corsia per golf cart. In effetti sarà molto utile. Ah, ragazzi, grande successo! Correzione, fallimento! Ha girato il mio nastro usando le scale! Aspettate, dove correte? Dovevamo uscire insieme! Non se c'è un'infestazione di opossum in corso! Molto bravo, Duncan! Ottimo lavoro, sorelle! A questo punto non c'è più niente che possa distrarre Lori. Bobby, che accidenti ci fai tu qui? Voglio dire, ciao! Lori non risponde più alle mie chiamate! Forse ho fatto qualcosa di sbagliato! Sono venuto a farmi perdonare! E voi come mai qui? Lori non è qui, è fuori! Sta cercando il suo Potter preferito che ha perso! Quindi, ti richiamerò più tardi, ciao! Sì, io dico che dovresti andare a casa e aspettare la chiamata... Lori! Ne siete proprio sicuri? Sì, guida con prudenza, ciao! Credo che verrò a studiare in biblioteca con te, Marissa. È strano, non ho nient'altro da fare all'improvviso. Missione compiuta! Abbiamo rimesso Lori in carreggiata. Possiamo andare a casa? Sempre che riusciamo a trovare Vanzilla. Trovato! Ragazzi, un'altra valutazione intermedia di Lori! Un 62? Ma è un voto ancora più basso! L'ho sentita dire a mamma e papà che ha un esame importante oggi! Se solo ci fosse un modo per assicurarci che Lori lo superi! Mi è venuta un'idea! Il mio baule dei travestimenti! Cheryl, preside Ramirez, Mimau... Ah, Lori! Dobbiamo tornare alla Fairway! Che fate voi qui? Abbiamo saputo che oggi hai un esame importante. Ti portiamo a pranzo per un carico di energia. No, però non credo di avere il tempo. Sì, per... che ce l'hai, tesoro. Via libera. Oh, ragazzi, mi servono soltanto due gambe. Certo, è così. Ciao, Lori. Saluti, mentor. Ehi, coach, Lori Laude è letteralmente pronta per l'esame. Mi indicherebbe letteralmente al mio posto? Lei mi conosce. Lori è la svampita che dimentica tutto, letteralmente. Lana! Torna qui, Ops! Lana, fa attenzione. Hai idea di quanto sia difficile pulire lo chiffon? Bla, 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 bla. Ok, Lola, passiamo alla camminata. Che cosa dice Gilda Lily nel suo bestseller dal titolo Fai sbocciare la reginetta che è in te? Per poter trionfare, tu devi ondeggiare. So come camminare, Lincoln. Ok, piccolo imprevisto, ma possiamo ancora vincere. Guarda in faccia l'orrenda realtà, Lincoln. Abbiamo chiuso. Non puoi rinunciare, ci abbiamo lavorato così tanto. Ci saranno milioni di altri concorsi. Ma non con i biglietti per Lotteria Land. Lincoln, ho bisogno del mio riposino. Come direbbe il tuo nuovo amico Gilda Lily. Non posso riprendermi se tu continui a rompermi. È incredibile, ho imparato a fare le trecce per nulla. Ehi, Lincoln, non ti serve più. La posso dare come ferraglia per saldare? Perché mi guardi in quel modo? Lana, lo vuoi un biglietto stagionale per Lotteria Land? Non scherzare così con me, Lincoln! Non scherzo! Dovresti soltanto fare una inutile, piccola, minuscola, inesistente cosina! Che cos'è? Farò di tutto! Devi solo prendere il posto di Lola nel concorso Miss Timida e Perfettina e vincere! Ah, mi prende in giro, fratello! Lo sai con chi stai parlando? Con qualcuno che di sicuro adorerà la nuova attrazione del parco, il frullatore. È così veloce che puoi vomitare, volare in circolo e venire colpito in faccia dal tuo stesso vomito. Maledizione, Lincoln! Lo farò! Ma aspetta, che succede se Lola lo scopre? Sai bene anche tu di che cosa è capace. Non lo scoprirà, te lo prometto. Prima di tutto dobbiamo ripulirti. Sporco sulla faccia, sconfitta minaccia. Cosa devi fare con quello? Oh, questo, voglio solo lavarlo a secco. Pensa a guarire, splendore. Che cos'è
questo strano telo scintillante? Si chiama vestito, Lana. Adesso ferma mentre compio la mia magia. Ah, odore di puzzetta di principessa! Oh, ciao, Lola! La tua lacca è un ottimo deodorante. Nasconde benissimo l'odore muschiato di uomo. Mi aiuti a scollare il braccio? Potresti avvertire un leggero dolorino e... Ora ci esercitiamo sulle tre regole portanti di Gilda e Lily: camminare, salutare e perfezionarsi. Ok, stai camminando, salutando, ma come puoi perfezionarti? Attrezzi nel vestito, fai sul serio! È la regola del tuttofare, essere sempre pronti. Tu non sei un tuttofare, sei una reginetta di bellezza! Che c'è? Stasera potrebbe nevicare! Lola, cosa può fare una ragazzina di 6 anni per migliorare il mondo? Lana, non puoi grattarti il sedere! Perché? Mi aiuta a pensare! Bene, ora scordatelo, chi si gratta risulta sciatta! D'accordo, prova di talento, cosa sai fare? Eccellente, ma non molto adatto! Che cosa ne pensi della danza con il nastro? Mostra eleganza e portamento! Scusami un attimo, vado a vomitare! Lana, io sto lavorando sodo per trasformarti in reginetta e ho ottenuto 0! Vuoi i biglietti per Lotteria Land o no? Va bene, hai ragione! Come dice Jill, chi fa l'arrogante... Ho detto che hai ragione! Guardati un po', ce l'hai fatta! Sei bellissima e perfetta! Non credevo che l'avrei mai detto, ma mi sento proprio a posto. Non mi infastidisce neanche più il telo luccicante. Lotteria Land, stiamo arrivando! Lincoln, guarda queste bambine. Sono tutte così pulite e scintillanti. E lo sei anche tu! Sei bella quanto tutte loro. Non sapevo che sarebbe andato in TV. Almeno non abbiamo canale principessa. Grazie per avermi preso canale principessa, papà. Nessun problema, tesoro. C'era quello o il canale dello sport. Ma chi lo vuole quello? Benvenuti al concorso Miss Timida e Perfettina. Sono il conduttore, Donny Dufresne. Adesso possiamo conoscere i piccoli tesori d'America. Direttamente da Royal Woods, Miss Lola Loud. Cosa sta succedendo? Vorrei ringraziare il mio maestro e fratellone Lincoln. Lincoln! Avrei dovuto immaginarlo! Ops! Scusami, Lana. Oh, con tutti questi brillantini sono uguale a te. Certo che mi somigli e questo è, insomma, buon per te. Aspetta un minuto, Lana. Questo mi ha fatto venire una brillante idea. Allora, spezzatino di avanzi, vediamo. A più per la presentazione, a più per il profumo e a più più per il sapore delicato e gustoso. Wow, grazie piccola. Accidenti, mi domando che fine abbia fatto Lola. Vado subito a vedere. Vai. Com'è andata oggi, cara? Oh, il solito, concorsi e poi ancora brillantini e corone, probabilmente. Ah, un giorno come un altro nella vita di Lola, ecco qua. Wow, un piatto pulito e una più per il sapore. L'ultima volta che ho preparato questa ricetta hai mangiato la scheda dicendo che era più buona. Ti senti bene, Lola? Già, questa è la mia Lola. Sorella, ha funzionato alla grande, nessuno di loro ha sospettato niente. Beh, se potessi ricambiare il favore, fammelo sapere. Lola, Lana, è la serata del bagnetto. Controllerò le vostre unghie e le orecchie. Ed ecco quel favore. Controllo delle unghie. Lola, vieni fuori. Un ottimo lavoro, come sempre, tesoro. Va a dire a Lana che è il suo turno, per favore. Ma certo, mammina! Scusa, devo renderti credibile. Come butta, mamma?
pronta per il mio bagno. Lola! Voglio dire, devo proprio farlo. Mi piace tutto questo fango e sporcizia e sudiciume. Vai! Wow, Lana, sei splendente! Puoi dirlo forte, voglio dire, non abituarti. Infatti ho in programma di uscire con molti vermi più tardi. Hai avuto un'idea geniale, Lola! Direi niente di che, ma sappiamo bene che la modestia non mi si addice. Stavo pensando, perché fermarci ora? Potremmo scambiarci ogni volta che vogliamo. Non dovremmo mai più fare le cose che non ci piacciono, te lo immagini? Sbrigati, vai a cambiarti, principessa. La fune ti sta aspettando. E continuerà ad aspettarmi a lungo, Coach P. Mi costringerai a metterti un brutto voto, signorina. Ho capito, vado subito, Coach. Devo fare pipì, Coach P. Vado a cambiarmi. D'accordo, gente, fate largo, la regina sta arrivando. Se mi rovinerò le unghie verrà contattato dal mio avvocato. Alle hop! Wow, Lola, non ti avevo mai visto così forte e agile prima d'ora. Accidenti, so che la signorina mi chiamerà alla lavagna e non ricordo niente. Non preoccuparti, ci penso io. Signorina, potrei andare in bagno, per favore? Ma certo. In realtà devo andare anch'io. Abbiamo anche le vesciche gemelle. Siamo tornate! Bravissime! Lana, perché non vieni alla lavagna a risolvere il problema? Non c'è nulla che potrebbe piacermi di più, tranne forse cose disgustose come mangiare le caccole. Pennarello, prego. Ben fatto, Lana. Oh, la ringrazio molto. Oh, un inchino. Se non vi conoscessi molto bene, penserei che tu sia Lola. Lana, sei sempre la solita. Com'è andata a scuola oggi? Alla grande! Beh, non vorrei rovinarvi il momento, ma Lola, tu hai un controllo dal dottor Petersen e Lana, tu hai la pulizia dei denti dal dottor Feinstein. No, odio stare vicino a tutte quelle persone malate. In più lo studio del dottor Petersen puzza di formaggio. E io non voglio andare dal dottor Feinstein. I trapani sono per montare motori e bulloni, non per i denti. Accidenti! A quanto pare ho rovesciato la mia cartella! Lana, saresti così gentile da raggiungermi qua giù e aiutarmi a recuperare le mie cose? Prenditele da sola! Sarà un vero piacere! Allora, mi sai dire che animale ha Mary, ragazzo mio? Mary ha un agnello dalla pelliccia bianca come la neve. Bene, sei davvero tu, figliolo. Sicuro che Luan non ti abbia seguito? Sicurissimo. Ho preso 4 autobus diversi e in più ho chiesto a Clyde di sorvegliarla. E ora mettiamoci al lavoro. Domani sarà il 1° d'aprile e non abbiamo ancora un piano per impedire a Luan di riempirci di scherzi. Chi ha qualche idea? Bappi ha detto che possiamo nasconderci nella cantina, ma attenzione alle trappole per i topi e all'amianto. Molto convincente, tesoro. C'è una piccola isola a sud di Guam, raggiungibile solo con un sottomarino. Non abbiamo i passaporti, sveglia! A fronte di una garanzia di pagamento, posso costruire una navicella che ci porti su Europa, la luna di Giove. Potremmo scavare un sistema di tunnel sotto casa! Perché non chiediamo semplicemente a Luana di smetterla, magari molto gentilmente? No, non abbiamo speranza. Scusate, potete spostarvi? Noi qui stiamo cercando di girare un film. Sì, ragazzi, via dall'inquadratura. Bene, sono pronta per il primo piano. Mi dispiace, piccolina, ma devi andartene anche tu. Stiamo per girare una scena pericolosa. Peggio per voi. Azione!
Accidenti, avete visto? Quel tipo è indistruttibile. Avete notato che è identico a papà? Potremmo assumerlo per subire gli scherzi di Luana al posto mio. Non dicevo sul serio. Ma papà, potrebbe essere il nostro piano perfetto. Assumiamo delle controfigure che subiscano gli scherzi e per una volta noi non soffriremo. Potrebbe funzionare. Forte, queste controfigure sono identiche a noi. No, tesoro, quelle vere sono di là. Oh, beh, vanno bene lo stesso. Bene, mi dica, quanto verrà a costare? Il conto è in dollari, vero? Non capisco come mai la mia controfigura sia vecchia. Hai 11 anni e hai i capelli bianchi, ho fatto del mio meglio. Ho rinunciato alla pensione per questo lavoretto. Ultimamente non facevo altro che stare seduto a leggere i mutande. Non ha importanza, è perfetto. Va bene, famiglia, abbiamo tutti una controfigura e dobbiamo insegnare loro come comportarsi come noi. Ma in fretta, Luan tornerà alle 5, se troverà la casa vuota. Ha notato? Parlo con le mani, sono un gesticolatore. Mettete il fango in faccia in questo modo, fa niente se ti entra in bocca. Oltre alla nostra lingua, io parlo anche mandarino, latino, svedese e rap del West Coast. Dunque, questo è il romanzo a cui sto lavorando e dato che Luan potrebbe farti delle domande in merito, ti consiglio di leggerlo tutto questa sera. Avanti, vediamo come cammini. Ci siamo quasi, ma hai dimenticato questo. Per prima cosa, al mattino mi precipito in bagno per evitare la coda. Oh, lo faccio anch'io. Ci sono delle vecchiette molto prepotenti al centro geriatrico. Poi, prima di andare a scuola, a volte mi fermo a prendere un flappè. Il mio preferito è melone e lime. Il mio gusto preferito è di gelatina. Ed ecco il piano. A mezzanotte scattaioleremo fuori casa e cederemo il posto alle nostre controfigure che entreranno in azione. Siete pronti? Non preoccuparti, siamo preparati. Andrà alla grande. Signori, sono qui per una questione molto importante. Gli scienziati che hanno Flip vogliono lanciarlo nello spazio e mi serve il vostro aiuto per farlo evadere prima che lo facciano. Conta su di noi. Scusate, che è successo qui? La macchina dei Flippi è appena esplosa. Penso di aver avuto un'idea. Scorie radioattive in arrivo! Documenti? Oh, salve, dottorin! È un piacere vederla! Entri pure! Ha sentito qualcosa? Achoo! Allergia di stagione! Formaggiatemi! Come siete entrati qui, piccoletti? Sparate a quel buffone! Vai da Flip, noi li teniamo occupati. Vado! A questi signori serve un po' di fresco. Stupendo, hai ricevuto il messaggio di Sal. Ciao di nuovo, piccolo salvatore. Ora forza, Flip, dobbiamo scappare in fretta. Non si può fare, mezza galletta. Questa cella è chiusa con il codice di accesso più complesso del mondo. Un codice, laboratorio incognito. Incognito in latino, scritto al contrario è... Accidenti! Andiamo! Non così in fretta. Peccato. Non essere sciocca, Lisa. Stai sacrificando la fama, la fortuna e tutto questo soltanto per una cavia? No, dottoressa. È qui che io ho sbagliato. Lui non è soltanto una cavia. È un essere umano che merita di essere trattato con rispetto. Wow! Non sapevo che i treni potessero uscire anche dai miei tunnel extra. Comunque sia, il suo nome è Flip. Ora si faccia da parte. Non te lo lascerò fare. Questa è la mia cavia adesso. Flip, aiutami! Sì, aspetta, forse ho un'idea. Il mio Flippy di emergenza!
Bravissima, Lisa, ce l'hai fatta! Lancio attivato. Quello è un ologramma! Todd deve averlo creato e poi ha alterato il film. Ma perché Todd dovrebbe rubare il reattore? Diciamo che potrei avere un'idea. Fatemi controllare il filmato della parte finale del film. E comunque sia, bel lavoro, ragazzi! Ah, temevo che fosse così. Vedete questo interruttore? Serve a far passare Todd alla funzione cattivo. L'ho inventato affinché la sua performance sembrasse meno, robotica. Potrei non averlo mai spento. Quindi pensa ancora di essere Chip Micro? Bingo! E porterà a termine la sua missione. L'annientamento totale di Royal Woods. Ma non temete, una volta spento l'interruttore tornerà il buon vecchio Todd. Ma ora il Mister Malvagità potrebbe essere ovunque. Per fortuna che David Steele ha a disposizione una rete di spionaggio internazionale. Chiamerò il nostro agente a Monaco, che manderà una mail al nostro contatto a Berlino. Trovato. Il dispositivo di localizzazione dice che si trova in un magazzino abbandonato in periferia. Accendete le telecamere, è il momento di salvare il mondo. Ah, va bene. L'agente Steele si sta muovendo, Todd. Devono essere sulle nostre tracce. Ottimo lavoro, Todd 2. Ora ci penso io. Che cosa succede? Non controllo più la macchina. Adesso ci penso io, agente Steele. Oh, e allacciate le cinture. Sarà un viaggio movimentato. Possiamo farcela ad arrivare in tempo. Guardate, credo di vedere qualcosa. Chip Micro ha detto di sorvegliare l'ingresso. A quanto pare sono sotto il controllo di Todd. Come facciamo ad entrare allora? Saluti! Un'altra bella giornata per essere un robot. Aspettate! I robot non possono fischiare, non abbiamo le labbra. Fermatevi! Conto alla rovescia, detonazione prevista tra meno di 5 minuti. Dobbiamo separarci, chiamate se trovate il reattore. Eccoli! Fermi, umani! Oh, perfetto! Non mi troverà mai all'interno di questo container. No, non parlo di quello. Quello dietro di te. Ti aspettavi davvero che un robot ci catturasse? Ecco fatto. Uno in meno. Spero che Lisa e Clyde abbiano Todd sotto controllo. Provvidenziale, ma perché hai uno specchietto? Oh, è il regolamento. Gli agenti segreti non hanno mai peli del naso in vista. Come i ragazzi, allora dov'è il reattore? Detonazione prevista tra meno di 2 minuti. Guardate, è laggiù! Il reattore! Sono felice che sia riuscito a venire, signor Steele e amici. Tu non sei così, Todd, è l'interruttore della cattiveria. Ascolta, ora ci avvicineremo lentamente e lo spegneremo, ok? Mi dispiace, agente Steele, non succederà. E ora potete guardarmi mentre anniento Royal Woods. Ah, c'è un'ultima cosa. Ora resterò in modalità cattivo per sempre. Dovreste vedere le vostre facce. In realtà ve le posso mostrare, riproducendo il ricordo di 3 secondi fa. Aspetta, i ricordi. Un'ultima parola prima che distrugga Royal Woods. Todd, riproduci i ricordi dell'ultima puntata di Dreamboat. Strana scelta. Tu sai rendere le nostre serate in famiglia migliori, Todd. Cosa sta succedendo? Todd sta provando sentimenti. Smettila, Todd, finisci il lavoro. Continua così e riavremo il vecchio Todd. Todd, riproduci i ricordi del karaoke. Vai, Todd! Vai, Todd! Vai, Todd! Funziona! Ci vogliono altri ricordi. Riproduci i ricordi di aerobica. Ricordi della buonanotte. Spremi bene quei glutei, Todd.
Oh no! Cosa ho fatto? Oh, mi dispiace, miei adorati bambini!